Benvenuti a questo momento importantissimo per la guida, importantissimo per tutti noi. Vi ringrazio davvero tantissimo. Ringrazio Cefermento per averci ospitato in questa bellissima cornice. Ringrazio davvero tutti i birrai che sono venuti anche da lontanissimo e aver visto questo arrivo di amici dovunque è splendido per un giorno così in cui presentiamo la guida. Ringrazio tutti i collaboratori e parto subito da loro un po' così il programma. Ne abbiamo invitati qua alcuni qui con noi a simbolo di tutta la squadra, di 70 persone senza le quali la guida non si può fare. Quindi il primo grande applauso lo chiedo per i collaboratori della guida. Che sono l'anima stessa del modo in cui noi vogliamo fare questo lavoro. La guida è arrivata alla quarta edizione e per festeggiare questa quarta edizione abbiamo cercato di fare le cose al meglio. Vedrete poi di là il grandissimo banco d'assaggio. Non perdo altro tempo e passo subito la parola al padrone di casa, Michele Fino, con il quale già dall'anno scorso avevamo iniziato a pensare che sarebbe stato bello far qui la presentazione e Michele ce l'abbiamo fatta. Grazie. Ma io ringrazio voi di aver scelto Saluzzo, di aver scelto Cefermento, ringrazio tutti coloro che non sono mai stati in questa città e che magari oggi la scoprono, la vedono anche bella per come la conosciamo noi del posto, ma davvero fuori dai confini del Piemonte, è davvero difficile conoscere questo angolo di Piemonte vicino alle Alpi e con tanta storia dietro. Mi fa molto piacere avervi qui perché questo è un luogo simbolico. Queste sono le scuderie dell'antico quartiere di cavalleria. 250 anni fa qui veniva fondata questa caserma per la cavalleria sabauda. Però gli ultimi che l'hanno occupata prima di voi oggi sono stati i muli, fino al 1992. Ed è una bella simbologia, secondo me. Dietro quei pannelli ci sono ancora le greppie in pietra dove hanno mangiato molti muli e entrando nel locale dove avrete la degustazione dopo, vedrete la preghiera dell'alpino e del suo animale inseparabile, perché qui hanno tribolato tanti alpini a far camminare gli animali più cocciuti di loro. E a me piace pensare che tenaci, cocciuti, non necessariamente nella direzione più facile, sia una bella definizione, siano bei tre aggettivi per i birrai italiani, che tra accise, difficoltà a far capire la loro peculiarità, poca storia alle spalle rispetto al vino e come tali partendo sempre da questa posizione che in Italia li rende necessari di una spiegazione, mentre il vino, come dire, va da sé, addirittura nella religione. Ecco, mi piace pensare che siano tre begli aggettivi anche che descrivono bene i birrai italiani che qui abbiamo oggi nella loro eccellenza. E poi mi fa molto piacere che siete qui quando c'è Cefermento, che abbiamo 4 anni fa iniziato a mettere in piedi, subito con l'aiuto di Giacu e di Eugenio, all'epoca Eugenio giovanissimo neolaureato di Pollenzo, e non ci dimentichiamo che oggi è anche il primo giorno pieno della festa del decennale di Pollenzo. E abbiamo pensato che fosse bello organizzare una cosa che fosse un salone della birra artigianale. L'abbiamo declinato in un modo molto festoso, ma sempre attento a dare le caratteristiche della degustazione e a mettere in contatto i birrai, tanto che si formano le file perché tutti hanno voglia di spiegare la loro birra agli ospiti che arrivano ad assaggiare. E ci fa maggiormente piacere che oltre ai 23 che abbiamo potuto ospitare quest'anno, siate in moltissimi di più oggi a fare visita a Saluzzo e a conoscere questa bella realtà. Grazie, per favore, continuate a essere cocciuti, tenaci e non necessariamente nella direzione più facile. Grazie. Grazie Michele. La guida è la guida di una casa editrice diversa dalle altre, la casa editrice di un'associazione.
di un'associazione che ha creduto con il rischio del coraggio dell'inizio nella birra artigianale italiana. Chiedo a Daniele Buttignole, segretario di Slow Food Italia, di venire per il saluto e per raccontarci di questo rapporto. Grazie a tutti. Ero un po' preoccupato, citando i muli, ho detto sono il primo poi che parla dopo i muli, ma messa così diciamo che piace molto anche a me, perché come ricordava Eugenio, questo discorso di essere un po' cocciuti, questo discorso di voler credere nelle scommesse da subito per essere anche parte un po' del cambiamento è quello che un po' ci contraddistingue. E voglio sottolineare che questa guida, che è un po' uno dei fiori all'occhiello della nostra casa editrice, non è solo una guida, cioè non è solo un libro in cui si presentano, si raccontano e si premiano, perché poi facciamo anche quello, le produzioni di qualità e chi le fa, soprattutto chi ci sta dietro. Ma è un progetto più ampio quello che Slow Food vuole avere, e vuole avere col mondo della birra, perché va oltre, perché vuole essere un percorso che si costruisce insieme, proprio per gli inizi di cui parlava Eugenio prima, e vogliamo essere parte di questo cambiamento, vogliamo essere parte di costruire insieme a tutti i birrai che credono e che stanno scommettendo, perché guardate che sono scommesse quelle che si stanno facendo, non è un percorso facile, non è questo mondo può sembrare magari un po' semplice per chi lo vive da dentro come appassionato, perché vive la parte più bella, vive la parte magari più facile da certi punti di vista, ma sono scelte importanti per chi decide di impegnarsi in questo, per chi decide di fare queste produzioni. Per cui noi ci siamo, ci crediamo, vogliamo dare tutto il supporto, vogliamo anche magari farci poi delle domande. Io penso che dopo ci faremo anche delle domande su quelli che possono essere le crescite che facciamo insieme, magari parlare di territorio, magari parlare anche di come produrre determinate materie prime sui territori, perché secondo me questa è una delle domande che ci dobbiamo porre. Però quello che è importante è che ci siamo, e intanto voglio ringraziare non solo Michele Fino per tutta l'organizzazione, per l'impegno e per l'ospitalità, ma anche la condotta del territorio, che di Saluzzo, del Marchesato, che ha dato una grande mano e ci sta dando una grande mano a far conoscere anche questi progetti in questo territorio. Quindi grazie a tutti, la chiudo qua e poi andiamo alla degustazione dopo. Ok, perfetto. Grazie. Grazie Daniele, entriamo nel vivo della guida e così, velocissimamente, lascio che sia Luca. E Luca, la quale... Qui io pubblicamente dico grazie per avermi tirato in questo mondo 6 anni fa e grazie per tutto quello che continua ogni volta a insegnarmi. Luca, per la presentazione della Guida Birre d'Italia 2015. Così mi imbarazzi. Così mi imbarazzi. Rimango seduto, deciso. Allora, voglio dire un paio di cose e cerco di non essere lungo, perché il banco d'assaggio credo sia la cosa che interessa un po' tutti di più delle parole che possiamo dire. Allora, la prima cosa, riprendo un concetto che ha sfiorato Eugenio, voglio ringraziare davvero tutti voi birrai che siete qui. Per me è una cosa importantissima avervi così tanti, così numerosi. C'è gente che ha fatto dei viaggi veramente epocali su e giù per la penisola per essere qui, in questo che è un momento molto importante, simbolico, ma veramente grazie, ve lo dico proprio col cuore, perché per me è importantissimo. È importante perché fare la guida è un lavoro veramente grosso, monumentale, non solo come impegno pratico, no? Come ore di lavoro, come migliaia di mail che io e Eugenio ci mandiamo, come, poi per fortuna ci sono anche i momenti più piacevoli, le degustazioni che facciamo, i ragionamenti, ma è proprio un impegno, una cosa che io sento tutti gli anni, dico ma perché devo fare questa cosa? Cioè, è perché è una cosa che io sento veramente una grandissima responsabilità, sento un grosso peso in questo lavoro.
Lo sento perché quella che facciamo è senza nessunissimo dubbio la miglior guida alle birre che c'è in Italia, perché è l'unica, ma perché è un lavoro che secondo me è molto complicato per tanti punti di vista. Intanto perché il mondo della birra artigianale è un mondo in enorme e rapidissima trasformazione. Da un anno all'altro, da un'edizione all'altra, il panorama che noi descriviamo cambia completamente, non solo a livello numerico, quello è evidente, no? Basta vedere la crescita del numero dei produttori, questo è evidentissimo, ma proprio perché cambiano i temi, cambiano secondo me anche il modo in cui bisogna raccontare questa scena artigianale. Ed è per questo motivo che io ritengo che la guida vada fatta con i produttori. Noi abbiamo nell'iter, no, della produzione della guida, il primo punto è la visita al birrificio, no? E questo è fondamentale, perché io sono assolutamente convinto che i temi, che sfioravi molto bene Daniele, sono da affrontare con i produttori. Il tema della materia prima, ad esempio, no? È una riflessione che un po' implicitamente forse, ma noi facciamo tutte le volte che parliamo con un birraio: dove lo prendi il malto, dove lo prendi il luppolo, ha senso ragionare su una materia prima italiana, ha senso parlare di terroir nella birra? Quando si assaggia una birra con le pesche di Volpedo, probabilmente sì, in altri casi forse un po' meno, però questi sono temi per noi di Slow Food molto importanti. La sostenibilità ambientale, no? Quanto costa da un punto di vista energetico, da un punto di vista di scarti, di lavorazione, fare una birra, il tema delle accise, il tema della distribuzione, sono tutti temi che noi vogliamo capire con i produttori, che sono gli unici in grado di farci crescere in questa, seriamente in questa riflessione, no? E quindi il contatto con i produttori, che non avviene ovviamente solo nella lavorazione della guida, per fortuna ci sono altri momenti come il Salone del Gusto, come Cheese, come, e comunque tutti i contatti che quotidianamente si hanno con i produttori per noi sono fondamentali. E, dicevo, da questo confronto nasce la difficoltà di raccontare, no? Questo mondo, che è un mondo estremamente dinamico, un mondo che negli ultimi, se ci pensate, negli ultimi 18 anni da quando è nata la birra artigianale in Italia, ha raccontato una serie enorme di storie, tutte diverse una dall'altro. Ha raccontato attraverso le birre, evidentemente, di un'evoluzione del gusto, di un'evoluzione del mercato. Pensate quanto diverso era il modo di bere birra in Italia 5 anni fa, 10, ma anche solo 5. E questo è uno scenario che noi ci troviamo a raccontare, no? In questo senso, magari poi entrerei più nello specifico, i riconoscimenti che noi abbiamo pensato, lungi dall'essere certamente la cosa più perfetta, no, che possa esistere, ammesso che la perfezione sia di questa terra, però è lo strumento che secondo noi è quello che funziona meglio per raccontare uno scenario così complesso, così profondo come quello della birra in Italia. Sono riflessioni quelle che noi facciamo lavorando sulla guida, credetemi che sentiamo molto, che ci animano moltissimo. La discussione tra me e Eugenio è sempre molto forte, e anche con i collaboratori ci sono molte riflessioni che vengono fuori forti. E quindi per noi è davvero un impegno grosso, e io sono molto contento di sentire questa vostra presenza, che mi fa veramente felice, quindi grazie. Sì, lo accennava Luca rispetto al tema dei riconoscimenti, esattamente come per la parte legata al modo in cui abbiamo deciso di produrre la guida sin dall'inizio, sin dalla prima edizione, ovvero andando a visitare tutti i birrifici. Quello è
un qualcosa nel quale crediamo fortemente, allo stesso modo crediamo molto nella scelta fatta l'edizione passata di abbandonare il sistema di riconoscimenti con le stelle e di entrare in un modo un po' più complesso di attribuire i riconoscimenti, ovvero decidendo di creare delle categorie di premio, la grande birra, la birra slow, la birra quotidiana e delle categorie per i birrifici. E il banco di degustazione di oggi segna con forza, ad esempio, questa scelta. I birrifici presenti al banco di degustazione che abbiamo deciso di invitare sono quelli che hanno un riconoscimento al birrificio, la chiocciola, la bottiglia e il fusto. Riconoscimenti, secondo noi, molto più sia quelli alle birre sia quelli ai birrifici, molto più utili al lettore, perché la guida è fatta innanzitutto per il lettore, questo è un punto centrale, fatta innanzitutto per chi vuole saperne un po' di più di questo mondo, e riconoscimenti che in questo modo riescono a raccontare di più di quanto non facevano le semplici stelle. È più difficile attribuirli, è più difficile forse anche comprenderli da parte di chi li legge, ma secondo noi dicono qualcosa di più. Attribuire una birra, la birra slow, significa dire che quella birra, oltre a essere buonissima, racconta qualcosa. Facciamo spesso una battuta con lui che diciamo: se qualcuno dovesse avere un dubbio su come raccontare la storia della birra italiana, ad esempio, degli ultimi 18 anni, beh, guardando molte delle birre slow lo potrebbe fare con estrema facilità. Indicarsi di quelle che sono le birre quotidiane, ad esempio, nelle quali noi crediamo davvero tantissimo, perché sono quelle birre nelle quali si unisce anche facilità di beva, si unisce semplicità, piacevolezza della bevuta. Sono quelle birre che spesso al bancone ci troviamo a bere. E identicasi per le grandi birre, che sono quelle che fanno pensare a loro anche giorni dopo che sia finita la degustazione, in cui si torna e ci si guarda dicendosi: cavolo, ma veramente riescono a fare delle cose così, così profonde. Quindi noi crediamo immensamente in questa forma in cui abbiamo deciso di organizzare i riconoscimenti. Così come quest'anno per noi è importantissima una novità che abbiamo inserito al fondo di ogni scheda, ovvero il fatto di avervi chiesto, di aver chiesto ai birrai di segnalarci alcuni locali dove è possibile bere o comprare la birra che loro producono, perché questo segna un passo avanti della guida. Di nuovo un servizio per il lettore molto importante, di nuovo un modo importantissimo per rendere la guida fruibile, per rendere il mondo della birra fruibile, ma non solo, anche per sottolineare l'importanza di chi c'è dall'altra parte, l'importanza di chi vende, di chi serve la birra, che è qualcosa del quale si tratta forse meno, ma che invece è assolutamente centrale per noi. Talmente centrale ad aver deciso quest'anno di andare lì, dai publican, all'interno di quattro pub, che anche qui ringraziamo per averci ospitato, a fare le degustazioni finali. Un po' perché volevamo uscire dalla gabbia, volevamo aprirci, volevamo andare sui territori, non volevamo che le birre arrivassero a Braia, venissero valutate e obbligare i coordinatori, i collaboratori a venire a Braia. Era bello andare da loro. Ed è stato, ne racconto uno su tutti, bellissimo andare a fare la degustazione nel Sud Italia, la degustazione finale del Sud, perché non c'è stato soltanto il momento di assaggio che ci ha fatto conoscere quel mondo, ma c'è stato l'incontro con tutti i birrai campani, c'è stato l'assaggio delle birre anche al di fuori da quelle che c'erano, c'è stato il fatto di poter passare del tempo a ragionare sulle birre che arrivavano dalla Puglia, dalla Sardegna, dalla Campania, dalla Sicilia, e farsi stupire, forse farsi stupire un po' di più di quanto se non fossero arrivate a Bra, non ci saremmo fatti stupire. E questo andare sul territorio è un qualcosa che continua, un qualcosa che è già iniziato ed è qualcosa che continuerà nei prossimi mesi, e ci tengo a sottolinearlo da subito. Abbiamo aperto con la presentazione regionale in Campania, che è stato un grandissimo successo. Poi ci siamo spostati con presentazioni più piccole, e quello che stiamo vedendo è che riusciamo in questo modo a raggiungere persone che forse si avvicinerebbero in modo più timido al mondo della birra, che invece così riusciamo a raggiungere con forza. C'è un'altra grande novità però quest'anno all'interno della guida. Gli abbiamo dedicato poche pagine all'inizio, quindi numericamente una piccola novità, ma è una grandissima novità da un punto di vista concettuale. Ed è il fatto che abbiamo deciso di
affrontare il tema delle birre senza glutine o di quelle che Alfonso, al quale fra un secondo passerò la parola, chiama le birre inconsapevolmente senza glutine. Lascio a lui spiegare il perché. Grazie Eugenio. Continuo ad essere seduto anch'io perché mi associo alla... mi associo a quello che diceva lui. La mia è una riconoscenza innanzitutto che devo fare a Luca ed Eugenio perché diversi mesi prima ancora che cominciassero gli assaggi per poter inserire le birre in guida abbiamo parlato di questo capitolo che rappresenta un tassello all'interno di una visione diversa proprio di Slow Food in generale, perché il capitolo che c'è all'interno della guida riguarda le birre, ma ci sono pubblicazioni addirittura nell'ultimo congresso di Riva del Garda, la seconda mozione che è stata discussa era relativa proprio a tutto ciò che riguarda la gastronomia e l'alimentazione delle intolleranze alimentari. Il discorso della birra senza glutine o a basso contenuto di glutine risulta essere estremamente innovativo, soprattutto per un movimento come quello italiano nuovo e che tra le tante sperimentazioni ha deciso, per fortuna, decisione condivisa da molti birrifici italiani, di affrontare questa sfida, cioè iniziare a capire all'interno delle proprie produzioni quanto glutine ci fosse, perché poteva questo essere un elemento anche socialmente importante rispetto alle produzioni appunto attuali. La cosa interessante è stata quella di iniziare il percorso per capire quali fossero le birre a basso contenuto di glutine, magari indirizzandole ad una nicchia di mercato, ma poi le nostre ricerche ci hanno portato a scoprire che gran parte delle birre anche premiate o comunque le birre di importanza nazionale conosciute anche all'estero sono allo stesso tempo birre che hanno un bassissimo contenuto di glutine e quindi si è aperta una riflessione diversa rispetto a questo tema, cioè che non è solo quello di poter parlare di glutine in funzione di un'intolleranza ma in funzione della qualità generale della birra stessa. È bello vedere che ci sono birre, parlavamo prima della Campania, sono di Salerno quindi tiro un po' di acqua al mio mulino, per esempio birrificio dell'Aspide che ha praticamente, oltre ad avere una birra premiata in guida, ha praticamente tutta la sua gamma con un valore di glutine veramente basso in tutte le sue birre, quindi questo è un argomento veramente molto interessante che in questa fase stiamo solamente accennando, diciamo siamo in una fase di start-up e forse come movimento italiano siamo i primi al mondo ad avere un interesse così importante verso questo settore, quindi magari troveremo una simbologia diversa nella guida 2017 in cui avremo veramente una capacità di interpretazione di questo settore molto più diffuso sul territorio. Grazie. Fra pochissimo passeremo al momento in cui vi chiameremo qui i birrifici per il momento giusto di celebrazione dei riconoscimenti. Ci tenevo però ad affrontare ancora alcuni dei temi e uno dei più interessanti che emerge nel momento in cui ci troviamo a fare la guida è quello che al di là di quel territorio di cui parlava prima Luca, ovvero l'utilizzo di materie prime del territorio, c'è un altro territorio che esce dalla guida. Luca, se ti va. Sì, questa è una delle cose che ci ha più sorpreso, no, nella lavorazione della guida, e più regionalizziamo il lavoro più ce ne rendiamo conto. Qui seduti al tavolo ci sono tre coordinatori, Simone Cantone in Toscana, Camaschella del Piemonte e Barbara della Liguria, oltre a due collaboratori sempre Lombardia e Puglia. I coordinatori regionali hanno un ruolo molto importante per il nostro lavoro, perché ci siamo resi conto che in Italia sta emergendo fortemente un carattere
geografico della birra artigianale. Quando facciamo le degustazioni finali, regionali, ci rendiamo conto di come, pur nella enorme diversità, chiaramente, no, che i produttori hanno, venga fuori evidente un carattere che... io faccio sempre, penso sempre un po' alla cucina, no? A me piace vedere il birraio, più, sicuramente il birraio è più vicino a un cuoco che non a un produttore di vino, no? Perché come il cuoco sceglie materie prime, le trasforma in base a una ricetta. Ricetta che nel caso della cucina italiana è figlia di tradizioni, di storie, eccetera. Nel caso della birra molto meno. Ma quello che sorprende è che venga veramente fuori un carattere regionale, cioè andate in Lombardia e trovate una convergenza verso alcuni stili, verso alcune tipologie, verso gradazioni alcoliche, contenuti di amaro, no? Vi spostate in un'altra regione, ad esempio al sud, e il panorama cambia completamente. Questo è molto interessante ed è una delle difficoltà, ma anche poi del bello che questa guida racconta. È difficile raccontarlo proprio perché non è semplice dare conto della regionalità. Faccio anche un po' di fatica a raccontarvelo perché è un concetto non così semplice, ma sicuramente se guardate i riconoscimenti questo lo capite, no? Si capisce molto bene. Nel Lombardia-Veneto ci sono tantissime birre quotidiane, ad esempio, no? Perché sono terre in cui le birre sono mediamente... cercano maggiore semplicità di sorso, cercano gradazioni alcoliche più basse, no? In Piemonte, ad esempio, ci sono molte birre fortemente alcoliche. Non so da dove arrivi questo. Probabilmente alcune scuole birrarie hanno molto influito. La presenza di Teo Musso in Piemonte e di Agostino in Lombardia sicuramente ha creato delle scuole, no? Che poi hanno via via fortificato un'idea di far birra, ma magari, questo sarebbe interessante da studiare in modo proprio approfondito, magari ci può essere un legame anche col resto del gusto regionale, no? La cucina di un territorio sicuramente influenza i modi in cui le persone sentono i gusti e conseguentemente bevono, no? Allora, per noi cercare di capire come si muove una regione, un territorio, birrariamente parlando, è fondamentale. È qui che il collaboratore, che è quello che vive sul territorio, adesso Piemonte ci siamo anche noi, quindi insomma è più semplice, no? Ma quello che succede in Puglia, se non avessimo un collaboratore che ci dice qui sta succedendo questo, i birrifici si muovono in questo modo, per noi sarebbe molto più difficile, no? Ovviamente non siamo dappertutto, già ci muoviamo anche fin troppo, ma non possiamo seguire tutto quello che avviene. Penso alla Toscana, l'importanza ad esempio di avere Simone che in Toscana vive, in Toscana lavora, in Toscana quotidianamente, no? Tasta al polso, per noi è stato importantissimo e nella degustazione finale è stato molto importante, perché questo è un altro aspetto che voglio toccare. Per noi le degustazioni sono un momento imprescindibile, riteniamo che non sia serio attribuire dei riconoscimenti senza assaggiare alla cieca la birra, questo è fondamentale perché... Lo sapete meglio di me, l'influenza del marchio, la credibilità del produttore è troppo forte per evitare, per essere obiettivi. Quindi l'assaggio alla cieca è necessario, ma non può, secondo me, essere determinante. Lo è e lo deve essere nei concorsi, evidentemente. I concorsi assaggiano una bottiglia, no? E su quell'assaggio attribuiscono un premio. Una bottiglia o due, insomma, a seconda se c'è l'eliminatorio oppure no. Noi non facciamo questo, noi dobbiamo il più possibile valutare una birra, non un singolo lotto e men che meno una singola bottiglia. E per far questo abbiamo fortissimamente bisogno dell'esperienza di chi sul territorio assaggia, no?
e la struttura regionale che stiamo irrobustendo, no? Perché siamo obbligati dalla crescita numerica dei birrifici, ma perché crediamo sia fondamentale, dovrà vivere anche lontano dalla lavorazione della guida. Quindi mettetevi il cuore in pace, si deve bere anche quando non si fa la guida, cioè dobbiamo mantenere in qualche modo che stiamo studiando vivo dei banchi d'assaggio, dei momenti di confronto in cui sentiamo quello che succede, in cui riassaggiamo le birre. Questo è per noi l'unico modo possibile per fare un lavoro serio. Assolutamente d'accordo con Luca e anzi è stato credo bene raccontare come anche lavoriamo in questo senso. È venuto quindi ora credo il momento di passare alla consegna dei riconoscimenti o meglio per anche in questo caso accelerare un po' la cosa e poterci poi dedicare alla degustazione. Chiameremo i birrifici che hanno un riconoscimento qui e poi passeremo a consegnarvi i riconoscimenti di là nella sala della degustazione e per i birrifici invece con il riconoscimento alla birra e che sono qui presenti in tantissimi. Stessa cosa, vi chiameremo in questo momento per quello che è un momento importante di celebrazione, poi vi daremo il riconoscimento di là facendoci due chiacchiere. Prima ringrazio alcuni sponsor che sono stati fondamentali per poter fare questa presentazione. La guida delle birre è una birra importante, ma è una guida comunque piccola nel suo è una guida diversa dalla guida osteria o dalla guida dei vini, ma è una guida nella quale noi crediamo davvero tantissimo, e tant'è che tutte le volte ci mettiamo lo stesso cuore che ci mettiamo nella guida osteria. Io che faccio anche l'altra, quantomeno uguale, anzi. Quindi ringrazio Unipol, ringrazio Grissinbon, ringrazio la Fenice per averci permesso di allestire di là la sala, ringrazio Rastal e ringrazio Liber per i frigoriferi e chiedo quindi un applauso anche a loro, perché altrimenti non sarebbe stato così facile farlo. Ora viene questo momento in cui siamo un po' sembra di essere un po' a Sanremo, credo, perché vi chiameremo, venite, fotografie, strette di mano, baci, abbracci, non so come. Non l'abbiamo mai fatto negli altri anni e l'abbiamo sempre presa un po' più piemontese. Gli altri anni invece quest'anno l'abbiamo fatta un po' più così. Chiameremo prima i birrifici con riconoscimento al birrificio, andremo per regione e contemporaneamente quelli con il riconoscimento alle birre, non li chiamerei, chi c'è venga, in modo tale da poter fare anche un momento di passare una fotografia e prendersi il meritatissimo applauso. Birrificio Almon 22, birrificio Maiella, birrificio Perbacco e birrificio San Giovanni, ma non credo che ci sia non ci sia nessuno. Emilia Romagna, e qua la comitiva inizia a essere più importante. Birrificio Biren, chiedo di venire. Birrificio del Ducato, birrificio Toccalmatto, vieni Bruno, birrificio Vecchia Orsa, birrificio Retorto, birrificio Argo, birrificio Pomposa, Finalese? Sì. Eccoli. Bidu, birrificio italiano, birrificio rurale. Brewfist. È saltato settimo. Birrificio settimo. Birrificio del Carrobiolo.
birrificio Elav, birrificio Indorama, birrificio Orso Verde, birrificio Lambrate, birrificio Manerba e birrificio Menaresta Ibu. E birrificio Ibu. Si intuisce che in Lombardia qualche birrificio c'è. Venite tutti al centro, venite, faccio, tipo squadra di calcio. Allora, Marche, birrificio MC 77, che non so se c'è, mentre c'è birrificio Le Fate. Birrificio Le Fate. Campania è pronti a un lunghissimo applauso, perché Alfonso, vai. Vado io? Vado a braccio? No, no, vai da. Il vai. Chiostro? Birrificio dell'Aspide? Birrificio St. John? Birrificio Borrillo? Birrificio Karma? Birrificio Sorrento? Dalla Calabria, birrificio Amagara o Amagara o non. Come si dice? Magara, Magara. Magara. Sardegna. Nicola Perra Barley. Puglia. Vabbè, chiamo prima chi c'è. B94. Birra Nova. C'è. Birrificio Svevo. Sicilia, birrificio Rocca dei Conti e birrificio Irias. Poi c'è il cantirrificio Vittoria, che immagino non ci sia. Sì, veramente. Cantoni, un applauso al poeta della birra. Birra Miata. Birrificio Del Forte. Bruton. Petrognola, e piccolo birrificio clandestino. Proviamo l'Umbria. No, proviamo l'Umbria. Birrificio dell'Eremo e Fabbrica della Birra Perugia. Veneto, 32 via dei Birrai, Birrone, la Gastaldia, birrificio artigianale veneziano. (Ride)
Allora, Piemonte, per non sfigurare con la Lombardia venite in 3 o 4, per favore, ognuno, grazie. Allora, birrificio Aleghe. Baladen. Teo? Teo? Ok. Beba. Birrificio Pinerolese. Civale. Croce di Malto. Grado Plato. Lover Beer. Montegioco. Pasturana. San Paolo. Troll. Un terzo. E aspetta che mi sono perso l'ultimo pezzo d'elenco. Abbiamo ancora birrificio della Granda, birra antagonisti, nuovo birrificio Nicese, clandestino, birra Jeb, Caos, birrificio Sant'Andrea e Camun. Black Barrels da Torino, Roglio Beer, Trunasse, Gedeone, Pausa Caffè e La Piazza anche, e birrificio La Piazza e Sora Lama. Vabbè, venite da soli, siamo abbastanza, grazie. Complimenti a tutti. Grazie a tutti, viva la guida alle birre, viva Slow Food, viva la birra!